Bella a tutti raga, qui Ice e benvenuti in questo video. Oggi vi vado a spiegare un po' che cos'è il BAM e come si utilizza nei controlli hack. Partiamo subito dicendo che cos'è il BAM e utilizzerò anche System Informer per spiegarvelo un minimo meglio, o meglio farvi vedere semplicemente una cosa molto veloce. Il BAM, anche conosciuto come Background Activity Moderator, ovvero moderatore delle attività in background, è un driver di Windows, come potete vedere da qui, Type Driver, è un servizio di tipologia driver, che controlla le attività per l'appunto, come dice il nome, delle applicazioni in background. È stato introdotto con Windows 10, quindi non c'è nelle versioni precedenti, e creando delle values all'interno del regedit, come vi posso far vedere qui molto velocemente, lui ci va a fornire una cosa per l'appunto molto utile per noi che facciamo SS, diciamo, ci va a fornire il percorso completo dei programmi che sono stati eseguiti sul computer e ci va anche a dare l'orario, il minutaggio, i minuti, i secondi dell'ultima attività che per l'appunto è stata fatta scusatemi, dal programma. Con attività non intendo solo l'apertura, ma come vedremo dopo e come molte persone in realtà non sanno, non logga solo l'apertura, ma logga anche la chiusura di un programma e la minimizzazione. Più che logga, adesso lo vedremo meglio, semplicemente la value precedente viene modificata, quindi è come se scomparisse, e di fatto viene semplicemente riscritta con una nuova data e un nuovo orario, per l'appunto, che è quello nuovo della chiusura o della minimizzazione. Facciamo un esempio molto pratico. Se io vado ad aprire, uso questo qua, va? Se vado ad aprire il clicker, come vedete si è aperto, e poi vado su PowerShell e vado ad utilizzare il BAM, in questo caso non mi riferisco al driver di per sé, ma semplicemente al metodo BAM, ovvero a questo script che si utilizza attraverso PowerShell. Questo andrà ovviamente a prendere, raccogliere le informazioni dalla parte del regedit che vi ho appena fatto vedere e le va a riorganizzare e ve le fa vedere in questa finestra per l'appunto che si chiama BAM Key Entries. E si utilizza molto semplicemente come si utilizzerebbe un altro tool come Windows, scusatemi, WinPackage View, LastActivityView, eccetera. Si clicca due volte su questo Last Execution User Time, in modo tale che questa freccia sia rivolta verso il basso, si scrolla tutto verso l'alto e vediamo, tra le ultime cose, che il clicker è stato aperto. Ora, in realtà vedete obs.exe perché, come stavo dicendo, ho fatto un'attività che in questo caso non è stata né apertura né chiusura né minimizzazione, ma è stato un semplice toccare la finestra, in questo caso di OBS, come ho appena rifatto. E infatti se andrò, che ovviamente ho nel secondo schermo, però se la vado a ritoccare, come ho fatto adesso, in questo modo, e vado a successivamente riaprire il BAM, vedremo che l'ultima modifica è per l'appunto quella di OBS. Quindi, come vi ho fatto vedere, non è che io ho riaperto OBS, ho semplicemente fatto un'attività sul programma. Ovviamente attività, inutile dirlo, non è il termine corretto, nel senso che non è un termine che ho trovato io per definire questi queste, diciamo, per l'appunto attività, non saprei come altro definirlo, che avvengono per l'appunto da parte del player, dello user su un programma specifico. Comunque, come avete visto, qui ha loggato il clicker e, come vi stavo dicendo, se io adesso vado a chiudere il clicker, quello che succederà è che l'ho chiuso alle 21:52, io lo vado a riutilizzare il BAM, vedremo che per l'appunto l'orario 51 e 58 secondi. In realtà sono stato troppo lento a guardare l'orario,
L'orario che per l'appunto c'è scritto qui non è quello dell'apertura, che sarebbe circa sui 49, non mi ricordo adesso quale, secondo, quanti minuti era, ma era quasi 52 secondi, 52 minuti, ovvero 21, 52 minuti, 58 secondi. E per l'appunto questa è una prova di molto molto terra-terra esecuzione, nel senso che il programma per comparire qui è stato aperto. Un'altra cosa interessante è utilizzare lo script del BAM modificato dai ragazzi di Red Lotus. Adesso non vado a spiegare cos'è Red Lotus, però di fatto è un altro script che va a migliorare semplicemente lo script precedente e in maniera molto semplice vi va a... Si usa esattamente come quello di prima, vi va a dire se un programma ha la firma digitale oppure no. Questa colonna qui, infatti, sta proprio a indicare la firma digitale. In questo caso vedete che tutti gli altri programmi sono stati aperti, questi qui ovviamente non sono programmi, non hanno una firma digitale, non hanno un percorso, non sono programmi, però tutti gli altri programmi che sono stati aperti hanno una firma digitale, tranne questo. Questo modo, diciamo, è uno script un po' più facile da usare, nel senso che se ci sono vari programmi, magari questo qui non è chiamato Clicker, ma OBS 64, è un'altra cartella, diciamo, vi fa saltare subito all'occhio che magari il file aperto non è legit. Non tutti ovviamente i file senza firma digitale sono legit, però è un modo molto più veloce per identificarlo. Altra cosa, in realtà vi fa anche vedere se il file è presente oppure no nella path precedente dal quale è stato avviato. Nel senso che se dopo aver chiuso il programma io vado ad eliminarlo oppure anche solo a spostarlo e ovviamente, ripeto, vado a riutilizzare lo script, in questo caso, ripeto, quello di Red Lotus, vedrò che mi dirà che il programma non è più dove doveva essere. Infatti mi dice file was not found, il file non è stato trovato. Questo perché per l'appunto il file non si trova più nella path, questa qui dove si trovava prima, e quindi il tool mi sta dicendo non siamo stati capaci di verificare la firma digitale di questo file perché il file non è presente dove dovrebbe essere. Quindi questo è, diciamo, il significato di file not found. Ovviamente tra i due, se dovete usare uno script o un altro, io vi consiglio di usare il secondo, quello di Red Lotus, perché è semplicemente la versione normale migliorata. Velocemente con questa clip, mi ero scordato di registrarla prima. Se vado di nuovo nel BAM, volevo far vedere che il BAM detecta anche il metodo vmic. Infatti, se vado ad eseguire il vmic, in questo caso andrò ad utilizzare il file conhost.exe.pf, per l'appunto eseguirlo. Ho già fatto il metodo, cioè diciamo il type precedentemente tra il clicker e per l'appunto il conhost. E se vado ad eseguire il vmic, lo andrò a detectare in maniera molto semplice nel BAM. Infatti, se vado qui, avvio script del BAM e faccio esattamente gli stessi passaggi che avevo fatto normalmente, qui vado a notare che sotto la categoria, la tab application, c'è flaggato, ovviamente flaggato non è il termine corretto, però per farvi capire, la path del file .conhost.pf che ho utilizzato per l'appunto per eseguire il metodo vmic, quindi molto utile. E nulla, questo è quanto per quanto riguarda il BAM. Spero, diciamo, che questo video vi sia stato utile. È un metodo che comunque se volete usare vi consiglio di usare ad inizio SS proprio per la sua funzionalità, a mio parere, molto utile per, diciamo, visualizzare in maniera istantanea gli ultimi file che sono sui quali è stata fatta un'attività, su quali è stata fatta un'azione. Ecco, forse azione era il termine più corretto invece che attività. Però ci siamo capiti, spero, già durante il passaggio nel quale lo spiegavo. Cosa intendo? Intendo che ovviamente se una persona apre un clicker, lo mettete sotto SS e la persona va a chiudere, ovviamente dico clicker, può essere una qualunque tipologia di
di cheat in .exe, lo va a chiudere, ovviamente andando nel BAM, voi l'andate a ritrovare tra gli ultimi log, perché appunto è stato appena chiuso subito dopo il diciamo il freeze, nel senso che voi l'avete frizzato e poi ovviamente il player è andato a chiuderlo. E inutile dire, ovviamente ci sono metodi per bypassare il BAM. Io da quando era stata resa pubblica, diciamo, lo script del BAM, in realtà conoscevo già il metodo, nel senso che conoscevo la path del regedit. Quando è stato reso pubblico lo script per utilizzare il BAM e averlo nella BAM key entries, finestra della BAM key entries, mi ero messo, diciamo, molto velocemente a cercare metodi bypass e ne avevo trovati due formidabili. Non entro nei dettagli, chi mi conosce, a chi ne ho già parlato, sa benissimo che purtroppo in realtà questi bypass sono tuttora molto molto efficaci, perché uno non si può detectare senza false flag per come funziona il regedit, l'altro non abbiamo trovato in un anno e qualcosa, no, forse un po' meno di un anno in realtà, metodo per andare a provare quando il driver del BAM è stato stoppato e quando è stato riavviato. Comunque vabbè, non entro nei dettagli, sono metodi che tuttora sono più che formidabili. E quindi ci sono metodi per bypassare il BAM, ma non sono comunque metodi comuni, e è sicuramente un metodo valido, almeno a mio parere, per quanto riguarda gli SS di tutti i giorni, nel senso che ovviamente non vi troverete per la maggior parte delle volte bypasser professionisti, diciamo, nei controlli, vi troverete gente normale che prova a bypassarvi con metodi infimi spesso e per nulla avanzati e nulla. Quindi questo metodo ovviamente potrebbe esservi di aiuto. E niente, spero che per l'appunto il video vi sia stato utile.